un nuovo video, leggermente diverso anche dai precedenti, perché si tratta di, diciamo, una collaborazione, un tag, un'intervista, non so nemmeno io come definirla, in collaborazione con un blog davvero molto molto carino che vi consiglio di visitare, ovviamente troverete il link nell'info box, che si chiama Parole Burro Cacao ed è appunto, diciamo, un blog che tratta prettamente della cura delle labbra, burro cacao. E a varie review è veramente carinissimo. Mi ha contattato appunto questa ragazza, abbiamo parlato e ha deciso comunque di farmi, diciamo, una sorta di intervista, un tag, non so. E quindi ho qui delle domande a cui rispondere, e appunto inerenti al burro cacao. Allora iniziamo subito. Qual è il tuo burro cacao preferito? Quello che non ti stanca mai. Allora, in assoluto, quello che io sto assolutamente adorando è questo qui della Organic. E è un lip balm, si chiama Cherry Candies e l'ho acquistato al Cosmoprof. Tra l'altro, quando lo acquistai, il rivenditore mi disse che ancora non erano usciti in vendita ed erano appunto in anteprima lì. E lo pagai solamente 5 euro. E il packaging è carinissimo perché ha questo packaging di latta. E appunto Cherry Candies, quindi appunto sa di ciliegia. Ha questo odore di ciliegia fantastico. E sembra colorato, ma in realtà, come vedete, è trasparente, anche se lo stendo sulla mano non si nota quasi, cioè si vede proprio in trasparenza. E quindi mi piace tantissimo sia per quanto riguarda l'idratazione e tra l'altro anche il fatto che non sia proprio colorato, e mi piace perché lo uso quasi soprattutto i rossetti, perché comunque tendo ad avere le labbra secche e questo è assolutamente fantastico. Seconda domanda: qual è l'utilizzo principale che fai del burro cacao? Base trucco, cura delle labbra, come make up, trucco veloce, eccetera. Allora, diciamo che prima di mettere il rossetto metto quasi sempre il burro cacao, a meno che non siano rossetti particolarmente già morbidi. Se metto sotto il burro cacao diventano troppo scivolosi e quindi la maggior parte delle volte faccio come vi ho detto, che metto sopra un balsamo labbra e lo metto sempre prima di andare a letto, quindi diciamo sia un po' come cura delle labbra e anche come preparazione al make up, diciamo. Terza domanda: compri spesso burro cacao? Nì, diciamo che cerco di trattenermi rispetto agli altri trucchi. Compro sicuramente, magari, non so, più mascara che burro cacao, questo è un esempio. Quindi cerco abbastanza di trattenermi. Dove acquisti i tuoi burro cacao? Su internet o nei classici negozi? E quasi sempre nei negozi, almeno quelli che ho io, e l'ho comprati tutti quanti nei negozi. Quando acquisti un burro cacao, qual è la prima cosa che guardi? Il packaging, il gusto, la colorazione o ti fermi al suo potere idratante? Allora, il packaging è ovvio che uno lo guarda, cioè l'occhio vuole la sua parte. Ma la cosa che su un burro cacao vedo sempre, ed è la primissima, è assolutamente l'odore. E perché non riuscirei mai a mettere sulle labbra un qualcosa che mi nausea un po' l'odore, che non mi piace, e stessa cosa è per il sapore comunque, però l'odore secondo me è veramente fondamentale. Poi ovvio l'idratazione è tutta una cosa che viene in seguito. In fatto di burro cacao, sei una sostenitrice dell'Ego Bio o no? Allora, devo dire che sto utilizzando quasi a metà di quelli che ho, diciamo, forse più della metà sono Ego Bio, e proprio perché mi ero fissata quando uscirono con i Baby Lips. Che fighissimi, sì, lasciano il colore tutto quanto, ma a lungo andare a me hanno seccato da morire le labbra, cioè hanno fatto proprio l'effetto contrario. E mi ero, diciamo, un po' informata e ho visto, insomma, gli ingredienti, quindi da lì sto usando parecchi prodotti Eco Bio, tra cui appunto questo dell'Organic, e ne ho uno della Natural Is Better, uno della Lush, uno dei Provenzali, e quindi diciamo che per la cura delle labbra preferisco sì i prodotti Eco Bio. Il peggior burro cacao mai usato. Allora, a parte appunto il Baby Lips, che apparentemente è bello perché è confortevole, lascia un bel colore sulle labbra, e ossia questo che usa prettamente mia madre, tra l'altro, che il Pink Punch, quello lì rosa, che io adoro perché mi piace tantissimo il colore, l'odore. Però lo posso mettere una volta ogni tanto perché appunto se lo metto tutti i giorni come burro cacao
diciamo fisso tra virgolette, e me le va a seccare tremendamente. Ma un burro cacao che invece proprio non riesco ad usare, e tra l'altro so che molte lo amano, è questo qui, dei provenzali. Perché la mia idea di burro cacao è che quando lo passo deve essere un qualcosa di confortevole e di morbido. A parte il fatto che l'odore non mi fa impazzire, quindi ritorniamo anche al discorso di prima. Non, boh, non lo so, l'odore di mandorle sulla bocca, non lo so. E poi comunque è duro da stendere, è parecchio duro, è quasi secco come consistenza. Non so se è un problema del mio effettivamente o siano tutti così. Questo qui è quello all'olio di mandorle, appunto. Peccato perché appunto anche l'inci era buono, però non mi piace. E hai mai provato a creare un burro cacao in casa? No, ma sarebbe una cosa carina e interessante da fare. Magari un giorno proverò. Solitamente quanto ti dura un lip balm? Oddio, avendone parecchi e facendoli girare fra di loro, è difficile che mi finiscano. Quindi, boh, durano davvero tanto. Forse quello che fra tutti e per ora è più consumato è il Balsamo Labbra della Lush, che al momento non mi viene il nome, e quello l'ho usato tantissimo l'inverno scorso e è praticamente tipo proprio scavato. Il burro cacao che vorresti provare mi ispira davvero tantissimo il balsamo labbra della Bioficina Toscana e penso che prima o poi lo proverò, magari quando ne smaltirò qualcuno. E niente ragazze, queste erano le domande. E spero che vi piacciono e insomma fate un giro appunto in questo blog perché ne vale assolutamente la pena. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!